Bene ragazzi, sono felice che siete ancora qui con me sul mio canale. Oggi vi parlerò di un aspetto importante per noi apicoltori, è quello dei nuclei. Nella stagione come adesso, in giugno, maggio-giugno, iniziamo a fare i primi nuclei per avere un ricambio generazionale per la stagione successiva. Ma però quando i nuclei crescono molto in fretta, quindi che vanno molto bene, non riescono a stare più all'interno di un portasciami da 6. Dobbiamo allargarli in una famiglia più grande. Ma non ci vanno in produzione. Cosa possiamo fare allora noi? Abbiamo bisogno di comunque produrre. Possiamo fare questa cosa, semplice, non è difficile, ma è andare a rinforzare un nucleo, no? Per farla diventare una famiglia a tutti gli effetti, mantenendo il nucleo a cui andremo ad attingere un po' più scarso, ma che per la fine stagione sarà comunque una famiglia forte. Va bene? Adesso seguitemi bene nei passaggi, così capirete quello che dovrete fare, ok? Bene. Allora, noi inizialmente sposteremo questa arnia qui, che sarà quella che traslocheremo all'interno dell'arnia, ok? Adesso qui la spostiamo del tutto, diamo un po' di fumetto. Ecco qua. E la mettiamo qui. Quindi non abbiamo nessun problema. Ok. Adesso abbiamo portato l'arnia qui. Adesso traslocheremo questo nucleo all'interno dell'arnia e poi aggiungeremo dei telai presi da questi con covata opercolata, quindi chiusa, pronta a nascere. Così rinforzeremo la famiglia che verrà subito su al nido. Iniziamo a tirare su. Sempre con delicatezza. Ok. Allora, man mano che le prendiamo, controlliamo com'è la situazione. Qua si vede che vanno bene, abbiamo della covata da fuoco esternamente. È sempre buono che sia all'esterno, eh? Vediamo se un'occhiata veloce a vedere se c'è la regina. Ecco qua. E questo lo metteremo all'esterno perché è anche molto carico di miele. Anche questo non scherzano col miele, stanno raccogliendo qui. Infatti dietro di noi abbiamo, davanti a noi, abbiamo un campo di cipolle in fioritura. Ricordatevi sempre che il miele va all'esterno del nucleo. Della bella covata pronta a nascere. Ancora non abbiamo individuato la regina. Ricordatevi sempre di non usare creme, profumi,
o quant'altro che possa rendere le api nervose, è importante, eh? Ecco qui. Adesso guardo un attimo perché la regina ancora non l'abbiamo individuata, quindi cerchiamo di capire dov'è. Ok, adesso abbiamo tolto tutte le api, ok, adesso traslocheremo telaini con covata opercolata da questa famiglia a quest'altra e li metteremo all'interno delle due covate. Cosa vuol dire? Questa è covata e anche quest'altra è covata, quindi metteremo un telaino qui di covata opercolata di quest'arnia e un altro qui, e qui all'interno metteremo altri telaini da far riempire alla regina. Adesso qui cerchiamo la regina per non rischiare che... Eccola qua, l'abbiamo già trovata la regina, ce l'abbiamo qui, adesso cammina, ce l'abbiamo qui nell'angolo, adesso vuole fare un po' la preziosa. E dai, si va a nascondere, si va. Dai, esci fuori che vogliono vederti, eccola qua. E quindi l'abbiamo trovata. Noi adesso non facciamo altro che cambiare la posizione. Ecco, adesso Paolo ci dà una mano a tenere un attimo questo telaino. Noi cercheremo i telaini con la covata chiusa. Eccolo qui. Questo è un telaino con covata opercolata. Vedete? Ecco. Le operaie gliele lasciamo qui e noi andremo a mettere questo telaino di covata o percolata all'interno di quest'altra. Ricordate, quando ci sono troppe api appoggiate il fianco del telaio fino alla parete dell'arnia e poi lo accomodate. Forza, forza. Ok, adesso ne prendiamo un altro, sempre una sgrullatina e abbiamo le api pronte. Dai, forza, spostarsi, spostarsi.
andiamo a liberare. Ok. Ecco. Adesso questa la rimettiamo dentro. Sì, quelli Paolo, quelli. Ecco qui. Gli diamo telaini già stirati, pronti, che lei può continuare a deporre. Non è che non ha api, perché guardate, questo è un telaino sempre di covato percolata, però questa è più fresca, è più indietro. Quindi ha di che andare avanti. Altri due telaini qui. Adesso le facciamo entrare. Intanto questa qui la chiudiamo e lei è a posto. Mettiamo telaino vuoto tra due di covata, importante, ok? Spostiamo. E mettiamo l'altro. Ecco, con questa base noi ripartiamo. Scusi regina. Adesso questa famiglia è pronta, adesso gli mettiamo il melario perché è pronta ad andare senza problemi, ok? L'importante è questo. Coperchio. Prestate attenzione quando fate questi movimenti, più che altro nel nido con la regina. Controllate sempre che le posizioni siano corrette, al miele all'esterno, covata, poi gli mettiamo l'altra covata presa dall'altra arnia, telaino vuoto, pronto da essere deposto, covata ancora sua interna, poi facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Quindi da 6 telaini di covata che abbiamo preso dall'altra arnia, che abbiamo messo qui dentro, ne prendiamo 2, fanno 8, più altri 2. Da produzione arriviamo a 10 totali, ok? Questa famiglia tra qualche giorno inizierà a salire su e a importare miele all'interno, va bene? Se avete domande fatele pure, fate i vostri commenti e mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanellina e mettete un like se vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!